Ciao, ciao a tutti. Ottobre è terminato o sta terminando in base a quando vedrete questo video. Novembre è iniziato o sta per iniziare e quindi tanto vale, come ogni mese, farci una lista dei libri che si vogliono affrontare nel nuovo mese appena iniziato o in arrivo. Ed eccoli qui i libri che voglio leggere a novembre. Come sempre a me piace fare delle sorte di liste mentali di libri che voglio affrontare, perché così mi dà possibilità di ordine, di fare ordine effettivo tra i 1200 libri che voglio leggere, perché i titoli non smettono mai. E quindi tanto vale alla fine organizzarsi, anche se poi non sento di mantenere al 100% la lista che vi faccio, perché seguo il cuore. È importante sempre nella lettura seguire l'istinto. Quando un libro ti chiama, esattamente come la bacchetta chiama Harry Potter, allora è il momento giusto per affrontare un titolo. Ora vi posso dire che i libri in questione sono libri che ho intenzione di affrontare, tutti i libri che stimolano la mia curiosità in questo periodo e che vorrei, mi piacerebbe che voi vi esprimiate su questo, nel senso, c'è qualche libro in questa lista che vi ispira particolarmente e vorreste che io ne parli, che ci faccia una recensione? Fatemelo sapere. Fatto sta che così mi sa anche gestire se dare la precedenza a un titolo piuttosto che a un altro, perché fosse per me me li leggerei tutti contemporaneamente, ma non ho il dono, non ho un dono del genere e quindi affronterò un titolo alla volta. E i libri sono tanti, nel senso che so che non ce la farò mai, però mai dire mai. Ci si può provare, insomma. E partirei subito dal libro che ho in lettura. Ho in lettura un libro che in realtà ho già letto, nel senso che lo lessi molto molto piccolo, nel senso che lo lessi nel periodo delle scuole medie, però ho deciso di riaffrontarlo perché poco mi ricordavo e non credo che fosse il periodo più giusto per affrontare questo libro, non tanto per le tematiche esposte, per quanto siano belle crudeli e non credo che un potenziale figlio delle scuole medie farei leggere questo libro, però io sono dell'idea che i libri non sono pericolosi in sé, anche quando sono trucci, ma è come vengono letti che può essere pericoloso, però secondo me c'è comunque un minimo, bisognava aspettare, non era il momento giusto assolutamente. E sto parlando di American Psycho di Pretty Stone Ellis, che ho deciso di riaffrontare alla veneranda età di 27 anni. Forse il periodo più adeguato. Proprio perché ho appena letto Bianco di Pretty Stone Ellis, dove l'autore, tra le altre cose, svela anche il suo background, il background che l'ha portato anche a scrivere questo libro, il contesto che l'ha portato alla scrittura e anche le conseguenze della sua pubblicazione. È un libro, diciamo, cult, è considerato da molti come il punto più alto dell'autore. Io sono un super fan di Melody Zero, il mio libro preferito, è uno dei miei libri preferiti in assoluto ed è il mio libro preferito di Pretty Stone Ellis, però è inutile, inutile ignorare American Psycho quando si tratta, comunque lo posso confermare, l'ho quasi finito, quando è così interessante da un certo punto di vista, e soprattutto se si ama l'autore è impossibile non amarlo, anche solo per il ritratto psicologico che ne esce fuori. American Psycho non necessita di introduzioni, è un libro che è entrato nell'immaginario popolare, però è giusto comunque accennare qualcosa, poi sicuramente vi farò una recensione a riguardo. È la storia di Patrick Bateman, uomo giovane, bellissimo, muscoloso, ricchissimo, perfetto in tutto e per tutto, con un lavoro a Wall Street, super esclusivo, frequenta i super parties, ha un sacco di cash che spende nello shopping, ma allo stesso tempo è uno psicopatico totale, nonché un famigerato serial killer che riesce sempre a farla franca. È un libro che sicuramente è scioccante per l'alto tasso di violenza, e soprattutto non è tanto quello ad essere scioccante, sapete? Per quanto Pretty Stone Ellis ci vada giù pesante, è il modo in cui racconta i fatti a renderlo veramente disturbante, facendoci entrare comunque nella psicologia, nella voce di Bateman, e quindi in un certo senso obbligandoci quasi a medesimarci in lui, per quanto ci sia impossibile, cioè un distaccamento totale necessario per l'autosopravvivenza.
Ma comunque il modo in cui Bateman elenca in modo ossessivo le marche, le griff d'abbigliamento, come si veste uno, come si veste l'altro, oppure l'elenco di cose che fa, le cose che, cioè, le cose che completano la sua vita ipermaterialista e allo stesso tempo la stessa freddezza con cui compie effettivamente i suoi omicidi è effettivamente straniante. E in un certo senso è molto interessante, è molto complesso anche il modo in cui Bridgestone Ellis pone una nuova descrizione della mascolinità, ossessionata dalla bellezza, dall'ego personale soprattutto. È un libro che decisamente meriterebbe un video più lungo e sicuramente ve lo farò, al momento mi mancano un centinaio di pagine, ma comunque è un libro che rimane impresso, diciamo. E quindi questo. E poi siccome me ne manca solo uno dell'autore da finire, poi ho letto tutta la bibliografia, tanto vale anche leggersi quello che mi resta, che non ho mai effettivamente letto, e che è Lunar Park. Lunar Park che dovrebbe essere, a quanto so, una sorta di mezzo memoir, mezzo a riflessione sulla scrittura, però è anche un racconto horror psicologico, insomma, una follia, esattamente come tutti i suoi libri. È l'ultimo che mi manca di Bridgestone Ellis e mi aspetto grandi cose. Così come mi aspetto, non dico grandi cose perché del libro precedente a questo, che è un seguito, ho amato maggiormente il film, però mi aspetto un buon romanzo, su cui ho un discreto hype, diciamo, e sto parlando del chiacchieratissimo Cercami di André Aciman, appunto il seguito del ormai cult Chiamami col tuo nome, Call Me by Your Name, che vabbè, se si conosce il primo libro, se si è visto e amato il film di Guadagnino, è una mossa quasi necessaria. Nel senso, questo seguito attesissimo è uscito per Wanda pochissimi giorni fa e aspettative ci sono, non vedo l'ora di capire come va avanti questa storia, soprattutto perché in realtà devo ammettere, ma probabilmente sono uno dei pochi, non ho amato molto come si è concluso il primo libro. L'ho trovato una chiusura facilona da un certo punto di vista, un po' così, mentre ho apprezzato molto di più quella sospesa e molto dolorosa della trasposizione di Guadagnino. Quindi voglio capire se questo seguito, innanzitutto, è un seguito ragionato, è un seguito sentito e non è stato dettato solo dal successo del precedente, o se invece è una delusione dovuta a necessità commerciali. Deduco di no, comunque, perché deduco di no, ma non è, cioè, cerco di non avere. Pur avendo aspettative, cerco di non averle troppo alte, perché così mi metto al riparo da delusioni. Fatto sta che mi aspetto un bel libro e non vedo l'ora di leggerlo. Così come non vedo l'ora di leggere quest'altra uscita, che in realtà anche in questo caso siamo di fronte a un cult, che però in Italia è rimasto inedito per molto tempo, finché Rizzoli non ha deciso di pubblicarlo. E sto parlando di Un litro di lacrime, di Kito Aya, che in realtà io conoscevo già perché ho visto il film One Liter of Tears. Più che il film è famosa la serie televisiva giapponese, che non ho mai visto, io ho visto solo la trasposizione cinematografica e da lì ho conosciuto appunto questo libro per sentito dire. Quando ho saputo che sarebbe uscito in Italia, ho detto devo leggerlo, per quanto io durante il film mi ricordo, l'ho visto da adolescente, ma mi ricordo di aver sgorgato lacrime fino all'infinito. È una storia veramente strappalacrime, cioè, e tra l'altro è una storia vera, nel senso che questo in realtà è il diario di una ragazza, appunto Kito Aya, scomparsa giovanissima a causa di una malattia che lei ha affrontato con grande coraggio e grande senza arrendersi mai. Quindi è uno di quei libri che ti danno comunque una forza, la voglia di riscoprire la vita, secondo me, di dare un nuovo senso alla vita, ma allo stesso tempo sono veramente struggenti, per non dire altro. Quindi, comunque, è un libricino, perché è il diario comunque di un adolescente. Ho sfogliato qualche pagina, la scrittura è molto semplice.
però non va valutato per quello. Stiamo parlando comunque di un'esperienza estremamente forte che sicuramente spezzerà il cuore, però lo voglio leggere. Quindi mi preparo una buona scorta di fazzoletti e vi faccio sapere. Altro libro che ho in lettura, l'ho stoppato un attimo perché non sentivo che era il momento giusto, ma lo riprenderò as soon as possible. Consenso di Saskia Vogel, edito Safarà, è un libro che diciamo è molto particolare, nel senso che me l'aspettavo come una sorta di libro trasgressivo sul BDSM, ma un po' intellettuale. In realtà è una cosa diversa, soprattutto quando in realtà, certo, il tema BDSM è comunque presente, però fin dove sono io sembra quasi comunque un coming of age di Eco, che è la protagonista di questo libro. È un'attrice che trova lavoro attraverso come lavoro come modella in studi artistici, gallerie d'arte, eccetera, eccetera. E quindi mi immagino che si faccia successivamente tutta la riflessione sul corpo o comunque sulle potenzialità del corpo. Io sono rimasto comunque colpito da questo libro appena stato annunciato. Sentivo come un libro nelle mie corde e ho voluto accaparrarmelo. Ho iniziato a leggerlo. La scrittura è molto bella, ma è anche molto rarefatta allo stesso tempo e non era il momento adatto. Quindi lo recupero comunque nei prossimi giorni, appena magari finisco il momento Ellis, e vi farò sapere. Però comunque finora esito positivo. Vediamo se mantiene le premesse. Altro libro che devo leggere, ma semplicemente perché questa stiamo parlando di un'icona di un certo rilievo, I diari di Jane Birkin. Clichy ha pubblicato appunto i diari della mitica Jane Birkin, cioè epica artista, musicista, musa, icona fashion. Come poter descrivere Jane Birkin? Stiamo parlando di una vera e propria icona. I suoi diari sono stati per molto tempo celebri, anche perché lei ha passato molta della sua vita per raccontare fino in fondo la sua intimità. Se ne è parlato come un caso letterario per molto tempo, ora sono editi in Italia e io, ammirandola, comunque l'ho messo in lista, ecco, vi dico questo. Altro libro che voglio leggere, in realtà me lo trascino da molte wishlist, però ho detto è il momento giusto, perché Ellis parla di argomenti turvi. È vero che c'è la black comedy ogni tanto, ma devo stoppare un attimo un libro di intrattenimento, e quindi come non citare John Niver? John Niver è uno di quegli autori che mi fa morire dal ridere, e quindi devo assolutamente recuperarmi un libro che volevo leggere da tempo in realtà, ovvero Bianco, Maschio Bianco Etero, che è considerato uno dei suoi migliori, tra l'altro. Tutti i libri di Niver che ho letto mi hanno spezzato dal ridere, cioè io veramente, anche quello meno riuscito, comunque mi ha intrattenuto, si leggono in un fiato, mi divertono, mi coinvolgono, è un autore che mi piace. Quando voglio leggere qualcosa di leggero, Niver è la scelta giusta, perché è intrattenimento puro, ma allo stesso tempo è intelligentissimo, e quindi è il must assoluto, e quindi questo saprà darmi uno stop dalle letture troppo oscure che sto affrontando. Poi, colgo l'occasione del recente premio Nobel, in realtà Nobel 2018, che però è stato appunto assegnato quest'anno, per recuperare questo libro che era nella mia libreria, ovvero I vagabondi di Olga Tokarczuk, che è appunto vincitrice del premio Nobel per la letteratura 2018. È un libro che già mi incuriosiva perché è stato definito molto innovativo per la sua struttura, o comunque molto rappresentativo per come è strutturato questo libro, che è una sorta di viaggio effettivo, ibrido, quindi tra letteratura e non fiction, diario di viaggio. In realtà l'ho preso a scatola chiusa, ne ho sentito parlare benissimo, in lettura as soon as possible. Come in lettura as soon as possible questo libro di cui non sapevo nulla, ma in realtà me lo sono procurato perché ho visto che c'è un capitolo, ve lo giuro, che si chiama Bjork Bambola Voodoo, e ho detto cosa? Cioè, voi sapete che io sono un grande fan di Bjork, è la mia musa ispiratrice, quindi questo libro non so cosa aspettarmi, sembra molto ardito, molto weird, molto sperimentale, ecco. Il libro in questione appunto è Sono uno scrittore giapponese da Nina Ferriera. Ho grandi aspettative su questo libro, non so cosa aspettarmi, ma spero che mi sorprenda in positivo. Sicuramente lascia ben sperare, potrebbe essere un libro da adorare alla follia.
Altro titolo ideale per uno stop di intrattenimento intelligente è La ragazza del Kyushu di Matsumoto Seicho, che è autore di un grande must, un classico del thriller che vi straconsiglio sempre, che è Tokyo Express. Mi aspetto le stesse cose, o comunque la stessa grandezza, la stessa eleganza anche da quest'altro libro, che è appunto un altro classico dell'autore, edito quest'anno da Adelphi. E gli ultimi due libri sono due saggi. Allora, il primo è un saggio di true crime che mi sono accaparrato dopo aver visto Once Upon a Time in Hollywood, che è Helter Skelter. Vabbè, è un grande must questo, è un saggio che affronta in modo, diciamo, molto approfondito il caso dell'omicidio di Sharon Tate e della famiglia di Charles Manson. È un titolo che molto spesso viene citato come punto di riferimento insieme alla famiglia di Ed Sanders per conoscerne in retroscena. Per semplice curiosità lo voglio leggere. Così come sto leggendo, in realtà avevo già iniziato, anche se è di una difficoltà estrema, quindi ci vado cauto, la raccolta di saggi di Donna Haraway, Cthulhucene, Sopravvivere in un mondo infetto. È un libro, diciamo, di scienza, se vogliamo, dove in sostanza Donna Haraway, che è l'autrice di Manifesto Cyborg, dà delle coordinate per intendere il mondo infetto in cui viviamo, il nuovo mondo in cui viviamo. Sono praticamente all'inizio, è molto denso, ma è anche estremamente interessante. È un saggio comunque scritto in modo estremamente lirico, giocando anche col linguaggio, e non deve essere stato semplice, ad esempio, tradurlo. Quindi è un libro che va gustato piano piano e che comunque è in grado di mantenere alto il mio interesse. Quindi vediamo di raccapezzarci, perché ve lo voglio raccontare ulteriormente. E detto ciò, questi erano i miei titoli di ottobre, di novembre. C'è la parola leggerli tutti, bah, secondo me no, ma ci proviamo. Fatemi sapere voi cosa avete in programma per questo mese e quale dei titoli che vi ho, o quali dei titoli di cui vi ho parlato, vi interessa particolarmente. Io vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione e mua, 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 ciao ciao. E ditemi anche se avete già letto qualcuno di questi libri, così mi sapete anche dire fai questo, fai quell'altro, datemi dei consigli. Io vi mando un bacione e mua, ciao ciao.